like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Miei, buonasera. Sabato 24 agosto 2024, live reaction numero 156, Parma-Milan, sfida che non vedevamo dall'aprile del 2021, quando si vinse 3-1 con gol di Theo Hernandez, Kessié e Rafael Leão. La voglio ricordare così: Franchino su assist di Theo, andiamo! Era una delle nostre prime live, ragazzi, dove stavamo anche sperimentando un po' come avviare la cosa, anche perché ero totalmente inesperto nel settore, quindi era un momento di rodaggio per ciò che poi saremmo andati a fare nel futuro: giocare alle 6:30 di sabato di agosto. Già è dura per me che sono qui in casa, non voglio immaginare per loro. Comunque veniamo da quel pareggio maledetto col Torino, un 2-2 dove sicuramente potevamo fare di più, però ho anche detto, mi sono preso la completa responsabilità dicendo che in altre occasioni, in altri ambiti, in altre situazioni, quella partita l'avremmo tranquillamente persa. E ogni riferimento è puramente casuale. Oggi ci troviamo qua per la seconda del campionato. Se la prima ve l'ho perdonata, ragazzi, la seconda bisogna per forza fare un cambio di passo e mettere qualche puntino su lei. Gioca Okafor punta, c'è l'esordio di Pavlo Pavlovic in difesa, torna Theo Hernandez titolare, mi sembra ovvio. E comunque giocare a Parma mi evoca anche dei ricordi abbastanza positivi. Mi ricordo l'anno dello scudetto del 2011, quell'1-0 con gol di Pirlo quasi da centrocampo, l'anno dopo il 2-0 con gol di Emanuelson quasi un cost to cost e un rigore di Ibra. Poi ci furono un paio d'anni dove abbiamo barcollato a Parma, pareggiammo 1-1 nel 2012, la stagione 2012-2013, con gol di Sharawi, l'anno dopo perdemmo, fecero gol Silvestre e Matri. Poi iniziò una serie abbastanza positiva, anche perché il Parma andò in Serie D, quindi ci fu quella vittoria clamorosa 5-4 che ogni tanto me la riguardo perché fu veramente incredibile, col gol di tacco di Menes. Da quando poi il Parma è tornato in Serie A, diciamo, ce la siamo sempre cavata, bene o male. Comunque sono incazzato perché mi hanno rimosso tutti i TikTok delle live reaction. Qualcuno si deve essere fatto rodere il culo, perché so non si spiega. Mi hanno rimosso i video da TikTok perché c'è uno sputo di highlights in alto a destra. Cioè, pensate un po' cosa sono arrivati a fare sti stronzi. Comunque io non mollo, togliamo gli highlights e torniamo anche su TikTok, non c'è problema. Non mi avrete mai, non mi butterete mai a terra, brutti stronzi. Il Milan sarà scarso, ma io sono più forte di voi. Inizia, ragazzi, ha battuto il Parma. Inizia la seconda giornata di Serie A. Koulibaly, Mann, cerca il tacco. Pulire i palloni, puoi trovare spazio dall'altro lato. Mihaila su Calabria, ovviamente lo supera. Neanche due minuti, la sblocca il Parma con Dennis Mann, su un grande lavoro. Calabria, 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 Calabria. Cioè, ma non è possibile che Mian abbia preso 3 gol e lui sia responsabile pienamente o in parte in tutti e 3. Cioè, ragazzi, ma non è possibile. Cioè, ma questo, ragazzi, ma perché viene mandato in campo? È 6 anni che gioca nel Milan, questo, è 6 anni. Raga, ma non è possibile che faccia un danno dietro l'altro. Ma non è possibile. È buono il gol, è buono. Calabria, che cazzo. Non andava neanche visto, il gol è buono. E seconda partita di fila che andiamo sotto, eh. Non abbiamo superato la metà campo a Parma, per dirvi. Ora, mi volete dire che non è colpa di Calabria sto gol? Cioè, ci vuole del coraggio a dire che non è colpa di Calabria. E il difensore era in ritardo perché Calabria dovrebbe coprire l'esterno, non dovrebbe farsi anticipare e saltare così. Pulisic, Loftus-Cheek. Guarda, guarda, guarda il terzino che ci arriva. Guarda il terzino che ci arriva. Stessa palla, il terzino ci arriva. L'anno scorso la domanda era: quante partite dobbiamo perdere per toglierci dalle palle Pioli? Quest'anno la domanda è: quanti gol dobbiamo prendere per toglierci dalle palle Calabria? Il Parma ha in porta Suzuki e a guardarlo sembra proprio il giocatore predefinito di FIFA che vai a pescare nel vivaio. Cioè, è incredibile, non solo è scarso, è pure capitano.
rispetto a Calabria. E va, e la va dentro. 2-0. Man libera il mancino. Man dentro. Gioca dentro per Michaela. Ha fatto una cosa incredibile. Gli è rimbalzata la palla addosso, perché gli è rimbalzata la palla addosso, però almeno ha fatto qualcosa. Sarà un caso che tutte le squadre giocano dalla parte di Calabria? Per me non è un caso. Qua, guardali, guardali. Di suola di Koulibaly. Koulibaly con Bonny, trova spazio Koulibaly, dribbling anche su Pavlović. Salta quattro uomini. Quando un nostro uomo salta quattro uomini? Quando è che un nostro uomo salta quattro uomini, di cui uno con una piroetta? Quando è che possiamo avere il piacere di vedere una cosa del genere? Quanto manca per vederlo? Quanto dobbiamo ancora bestemmiare per vedere un giocatore nostro che salta quattro uomini? Io te l'ho detto, Fonseca. Io te l'ho detto. Io do tempo fino a Natale, perché una stagione come quella dell'anno scorso non la voglio passare. Sia chiaro. Il bonus lo sei già giocato col Torino. Renders non tira. No, non tira. Spazio per passare alla fine. Voragine è così. Non tira. Leao. Non lo salta il terzino. Calabria non gioca mica nel Parma, ragazzi. Non lo salta il terzino. Dobbiamo staccare la partita dopo 20 minuti e cominciamo a fare qualcosa. C'è l'angolo Milan. Sta provando a crescere. Sta provando a crescere, però il gol l'abbiamo già preso. Ci vogliamo dare una svegliata o vogliamo cominciare a fare qualcosa? No, perché mancano ancora 50 partite, se non di più, alla fine del campionato. Era per ricordarvelo. Fonseca, che vogliamo fare? 4 minuti di possesso palla, non abbiamo neanche toccato a tre quarti. Mi ricorda molto qualcosa. 4 minuti di possesso palla. 4 minuti! Perdi palla! Fallo! L'anno scorso mi sono rotto i coglioni dopo 3 partite. Vogliamo fare 2 quest'anno? No, perché se vogliamo far 2, questa è la strada. Dove andiamo? Dove andiamo se stiamo a puntare sul flipper? Tanto spazio per Pulisic. Pulisic, la palla dentro. Pavlović, angolo. Altra palla di Suzuki. Raffaele Leao. Renders. Doppia. Renders. Tiro. Suzuki. 3 occasioni. Ce la facciamo a buttare una palla in porta, dato che loro gliene è bastata una. E al Torino gliene sono bastate 2. Vogliamo fare sto sforzo? Vai, fallo tattico. Tattico di Pavlović. E dai. Pavlović. Hernandez, fai qualcosa. Passala! Passala! È 2 anni che non la passi! E dai! Altra palla per l'esterno del Parma. Calabria. Tren Italia Calabria, ragazzi. Sempre lato Calabria, cross e gol. Sempre così. Tutti lato Calabria, cross e gol. Loftus-Cheek. Loftus-Cheek, Pulisic. Pulisic. 2 sempre pronto a raddoppiare Bernabeu. Transizione Parma con il Milan scopertissimo, con Zon che guida con mano a destra. Vai Man, Parma. Dai. Dai, 2-0. Mette dietro Zon, spreca tutto. E qui azione perfetta da parte del Parma, i tempi giusti nella transizione. Tra 29 giorni c'è il derby, non so se ve lo siete ricordati. Man, serve metteteci Thuram, Lautaro Martinez e Barella in questa posizione. Sono proprio curioso. Non vedo l'ora. Hernandez tira da lontano, da fermo, senza ritmo. Insomma, Dennis Man col tacco anche Koulibaly. Poi Michaela di nuovo. Michaela, guarda lì come Man 2-0, dai, 2-0. Pavlović. Ha fatto una cosa Pavlović. Oh! Michaela stampa il palo. C'è fallo. C'è fallo, gli ha tolto la palla dal braccio. Già 4 occasioni nette per il Parma, nette. Vi ripeto, sta sgasata. Fatela fare all'Inter tra 29 giorni. Fatela fare a loro. Vediamo quante risate ci facciamo. Ci siamo raccomandati. È un anno che ci raccomandiamo che quest'anno bisognava cambiare vento. Ne abbiamo trovato uno uguale. Uno uguale a quell'altro. Te a Parma ne ha promossa dopo 20 minuti. Devi essere 3-0. Punto. Ma non gli si possono far fare 60 contropiedi a partita, ragazzi. È il sesto contropiede. È il sesto contropiede questo. È il sesto. Sesto contropiede. Non si può. Se Maignan non ci mette il piede, ma il Parma nel secondo tempo ne deve fare 6. Ne deve fare 6 il Parma nel secondo tempo. E sono pochi. Fine primo tempo. Meno male.
E eccoci ragazzi, con lo scempio di turno. Prova Reinders! Reinders da fuori. Traversa piena. C'è Reinders da fuori. Reinders da fuori. Basta, vi prego. Basta. Calabria, palla dentro. Verso la campo. In curva. Pulisic. Si muove Musa. Pulisic dentro da Reinders. Dentro Pulisic. Rimane lì. Leao, che fai? In curva. Io veramente non c'ho parole. Lo togli dal campo, per favore. Lo togli dal campo. Perché se deve giocare così, toglilo dal campo. Seriamente, via dai coglioni. Contro il Torino, 3 gol a porta vuota. Oggi non ne brocca una. Toglilo dal campo, per favore. Vogliamo fare gol! Oh no! Che poi vi dirò, se fosse 0-0 sta partita, errori imperdonabili anche sui gol sbagliati dal Parma, però direi, beh, bene o male, in piedi con gli stecchi ci sta. No, perché perdete, quindi neanche quello. Oltre al fatto che io dico da 2 anni che stiamo giocando con un modulo che non rispecchia i giocatori del Milan. Fernandez tira. Mancino forte adesso a Balog. Sempre, sempre negli stinchi, ragazzi. Il campionato degli stinchi, Hernandez. Pulisic, non dire che tira. Reinders. Okafor. Controlla Okafor. Con la punta. Nel calciare, poi. Con la punta! Con la punta! Tira con la punta! Con la punta ha tirato. Matteo Hernandez è la sua giocata preferita. Passala! Passala! Non la passa! Mai! 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 2-0! Godo! Godo! Godo Hernandez! Godo Hernandez! No, peccato, l'hanno annullato. Peccato, l'hanno annullato, ragazzi. Fai a spallate. C'è la prateria, c'è 2 compagni. Sbatti addosso. Che poi non è che il centrocampista del Parma lo contrasta. No, gli sbatte addosso come se fosse una sagoma. C'è il centrocampista, sta fermo. Hernandez gli va addosso. Altro contropiede del Parma. In campo aperto Reinders. Cancelleri cerca un altro cambio di lato. Sbaglia la lettura Musa. Boni mette giù. È arrivato Mann. Toman, vai Mann, vai, dai, 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 che lo fanno. Mann col destro. Mann fuori, peccato. Millimetri. Peccato, peccato. Una squadra forte, quella che vi siete spacciati di essere, adesso, nel miglior momento del Parma, mette 1 e 2 gol. Una squadra forte. Il metodo di lavoro si ritrova in situazioni di morata. Leao giocata su Teo Hernandez. Leao Hernandez dentro, Leao. Leao che la toglie Okafor. Leao dentro da Pulisic. Si accendono quei due. Si accende il Milan. 66esimo gol di Pulisic. Non si può andare avanti così, ragazzi. Non si può andare avanti così, ve lo dico. Prima che non esulti, non esulti. Non si può andare avanti così. Così non esiste. Una cosa così non deve esistere, perché è la seconda partita che andiamo sotto e ci troviamo a dover recuperare per forza. Una cosa così non deve esistere, perché per me anche dopo sto gol siamo ancora sotto, perché è una figura di merda questa. Il Parma doveva stare 4-0 adesso. Fonseca per me si è finito. C'è Reinders dietro, che fai Leao? Tira. È la quarta volta stasera, è la quarta volta che c'ha Reinders dietro a rimorchio, non gli scarica la palla. Voi volete seriamente giocare così contro l'Inter, che è veramente la loro specialità della casa, la palla lunga e correre e portarsi in superiorità numerica, che ci hanno vinto un campionato giocando così? Voi volete veramente fare così contro l'Inter tra un mese? No, 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 no. 4 cambi, ma finito gli slot, sostituzioni finite. Leao, Valeri, vai Emerson Royal, si è alzato, ragazzi. Ma non era famoso Fonseca? Cancellieri cercato, gran palla. Cancellieri torna avanti in Parma. 2-1, primo gol con la nuova maglia. Dai così. Hanno fatto 2 gol uguali. 2 gol uguali, ragazzi. E simili al secondo gol del Torino. 2-1 Parma, ragazzi. Fonseca, te l'ho detto, per me hai tempo fino a Natale. Ma stai facendo di tutto perché questo tempo si riduca drasticamente, ragazzo. Sbaglia Leao, che fa l'ennesima apertura sbagliata. Tomori scivolata, Pavlovic, poveraccio. Era veramente 6-1 senza Pavlovic. Complimenti, complimenti, complimenti.
Complimenti a questo teatro dell'orrore che da 3 anni sta andando avanti. Complimenti. E ve lo dico adesso, così poi potrò ritirare fuori questa clip. Fino a maggio non avete ancora visto niente. 4 gol subiti in 2 partite. La media non si è abbassata. Ci sarà ancora tanto da vedere. Siamo ancora ad agosto. Ultimo clean sheet del Milan. 27 aprile. Juventus-Milan. Ultimo clean sheet. Per il prossimo dovrete ancora aspettare. L'allenatore che aveva la miglior difesa in Ligue 1, esattamente lui. Il gol che ha fatto il Parma doveva arrivare 4 minuti dopo il primo. È andata bene così. Cioè, ma fate qualcosa. Cioè, ma almeno provateci. Fate vedere almeno che vi andrebbe, anche in un'ipotesi remota, di farlo. No, non vi dico di farlo per forza, ma almeno dire ci interessa farlo. Niente. Fonseca è l'allenatore giusto per noi. Io sono stato zitto apposta. Sono stato zitto apposta perché volevo che lo vedeste con i vostri occhi. Ma lo sapevo. 5 di recupero. Dai, poi è finita finalmente. Forse magari finito il campionato. La prima sconfitta di Fonseca sta arrivando. La prima sconfitta di tante. Segnatevelo, ragazzi. E se la prossima sarà quella del derby, è oro colato. Perché quello che c'è nel mezzo, lasciatelo perdere. Fallo di Loftus-Cheek, cartellino giallo. La partita, ragazzi, per me finisce qui. Bravi, complimenti. Si ricomincia. Abbiamo ricominciato nel migliore dei modi. Ciao, Parma-Milan finisce qua.